non deve succedere neanche più che negli ospedali vadano a fare passerelle i politicanti. Chiaro? Befana o non Befana? I politicanti fuori dagli ospedali. È frontale l'attacco di De Luca a chi fa passerelle politiche negli ospedali. Nel caso specifico il riferimento all'iniziativa dei 5 Stelle irpini, capitanati da Carlo Sibilia, che in occasione della Befana hanno portato giocattoli al reparto di pediatria del Moscati. Ad Avellino, per partecipare ad una iniziativa sugli screening oncologici e all'inaugurazione di una unità mobile dell'ASL che girerà tutta la provincia, De Luca fa un bilancio della sua attività di commissario alla sanità e traccia i prossimi obiettivi, partendo dal rivendicare il lavoro svolto e ribadendo che oggi la Campania può uscire dalla gestione straordinaria. Voi potrete confermare, voi che lavorate nella sanità, e ditelo a voce alta, che non c'è mai stata per la sanità campana tanta attenzione, tanto lavoro, tanto sforzo organizzativo come c'è stato con questo governo regionale e, sia detto molto umilmente, con questo presidente della regione. Non c'è nessuna ragione perché la Campania non entri nella gestione ordinaria, non c'è nessun motivo. Abbiamo fatto la richiesta di entrare nella gestione ordinaria il 18 luglio dello scorso anno. Stiamo aspettando ancora che qualcuno abbia la decenza di risponderci. Oggi non c'è più nessun motivo per offendere la dignità della Regione Campania e delle migliaia di medici operatori che hanno dato una svolta radicale alla nostra Regione. Poi De Luca passa al piano edilizio, riservato alle strutture sanitarie e alle nuove assunzioni messe in campo dalla Regione Campania. Ricordatevi, quando troverete gli imbecilli che vanno facendo demagogia, stiamo aspettando che il Ministero della Salute approvi il piano per l'edilizia ospedaliera campana, perché avendo risanato i bilanci, dopo 18 anni, siamo in grado di utilizzare i fondi dell'articolo 20 destinati all'edilizia ospedaliera e sanitaria. Noi abbiamo approvato il piano per il personale, quindi sappiate, lo dico ai cittadini di Avellino, che procederemo per assumere 7.600 nuovi medici, infermieri, amministrativi, tecnici nelle nostre strutture. E avremo un po' di respiro anche per migliorare le attività di screening per le quali siamo in ritardo. Infine, uno dei suoi classici siparietti comici, quando critica la politica dei tweet e delle divise tanto in voga negli ultimi mesi. Si passano le giornate a fare i tweet e ogni tweet significa mezz'ora, tre quarti d'ora di tempo da perdere, perché fare la riunione con il gruppo di comunicazione, poi devi decidere l'argomento, poi devi decidere dove ti devi mettere per fare la ripresa. Poi ti devi mettere il maglione, i carabinieri, i poliziotti, gli spazzini, gli infermieri, non so che maglione. Io volevo venire con un giubbino questa mattina, mi volevo presentare con un collo di pelliccia, una cosa, o famo strano, diciamo, volevo farlo strano pure io.